Perché per una vecchia simpatia per la Francia, capito? Mi pare di essere francese, insomma. Ti senti poco italiano? Un pochissimo italiano. Ma invece, che ruolo? Pochissimo italiano. Chi è Franco Rossetti? Un regista non peggio di tanti altri. Non posso dire altro. Tu ti reputi uno sceneggiatore o un regista? Ma io mi reputo un facitore di cinema, diciamo così. Un po' tutte e due, naturalmente. Ma a me è capitato il sistema cinematografico italiano, non mi ha fatto sfogare, diciamo, completamente. Capito? Ho fatto cose. Ho dovuto ripiegare, spesso ho dovuto ripiegare sulla sceneggiatura perché non avevo, non mi si offrivano occasioni di regia, insomma, capito? Qual è il carattere di François Rossetti? Beh, un carattere non proprio, diciamo, invidiabile, diciamo così. No, così, un carattere un po' chiuso, fondamentalmente timido, fondamentalmente chiuso, senza grande simpatia per il genere umano, ecco, in genere, a dire anche questo. La retrospettiva che ho organizzato a te dedicata si chiama Il cinema dei perdenti di Franco Rossetti. Sono un perdente anch'io, io stesso sono il prototipo dell'eroe di Rossetti. Non c'è perché quello che mi piace a me non è il mio carattere, capito? Cioè io non sono. Sono tutt'altro che un coso, che un come si chiamano quelli che si amano tanto, come si chiamano? Diciamo un appassionato, Sì, un appassionato di se stesso, insomma. Io non lo sono questo, assolutamente no, capito? Per cui sono portato semmai a invidiare un po' quelli che hanno caratteri più decisi, più determinati, più così. Il mio rapporto non so, era un rapporto di simpatia, quasi di affezione, quasi di affetto, diciamo. E da una parte e dall'altra un'impossibile critica, insomma, una certa amarezza per doverlo criticare, per doverlo con me stesso, per doverlo criticare, capito? Ah, Ferdinando Baldi era un onesto regista, anche lui, insomma, no? Ma aveva meno personalità di Corbucci, indubbiamente, questo senz'altro.
Però era corretto, era una persona corretta, ecco, se dovessi raccontare una persona corretta direi Baldi, insomma, corretta da tutti i punti di vista, insomma. E a volte l'essere corretto non è una cosa così soltanto, è anche una cosa importante, insomma. A Riccardo Freda ho avuto pochissimi rapporti perché io fui chiamato da Freda quando il film, questo suo film già su Giasone, no? Giasone. Come si chiama? Giasone? Gli Argonauti, sì. Giasone, gli Argonauti, sì. Era già stato praticamente fatto. E Freda ci aveva soltanto il... Era un dubbio un po' così. Moralistico anche, perché a me Freda mi aveva fatto l'impressione di una persona molto giusta, diciamo, ecco, e con delle doti creative notevoli. A me mi chiamò per una cosa strana, per giustificare l'eliminazione di una parte del film che aveva scritto Masini. Masini aveva, come tutti i neofiti, aveva scritto un volume di troppe pagine, no? Fra queste cose sovrabbondanti c'era anche la costruzione della nave, quella che poi sarebbe andata, la nave di Giasone, insomma. E questa costruzione della nave prendeva un sacco di tempo e forse non era abbastanza interessante. E allora che successe? Successe che io mi offrii di decapitare la cosa di Masini, che poi con il quale poi sono stato in ottimi rapporti, perché era una brava persona. Ma insomma, come sempre nel cinema di allora, c'erano gente che il cinema non conosceva, si improvvisava cinematografare, capito? Piero Vivarelli. Questo è un tema un pochino scabroso, davvero. Perché mi fai questa cosa? Beh, perché è un personaggio che tu hai incrociato. Ma io più che incrociato Vivarelli, io ero vicino di casa proprio, dove finiva la casa mia, cominciava la casa di Vivarelli, capito? Quelle cose lì. E niente, per cui dall'inizio fu un'amicizia, un rapporto, diciamo, obbligato, perché tanto lui che il suo fratello, il quale mi mandava ogni tanto qualche film che aveva preso dal Museo del Cinema di Milano, di Guerrasio, non so se hai saputo. Un museo del cinema, mentre c'era la Cineteca, qui a Milano c'era questa cosa. E c'avevano ogni tanto, c'avevano film anche preziosi. Per esempio Io e la palla, che mi mandò il fratello di Piero. Mi mandò per il mio cineclub. E
Dio e la palla di Harold Lloyd. Cioè io finivo con l'avere più rapporti col fratello che con lui, perché il fratello mi mandava ogni tanto mi mandava anche film per il Cinelab e cosa, no? Invece era Piero, era tutto. Ma Piero, quando lo conobbi io, era molto dedito. C'aveva una moglie che era molto bella. Era dedito a ingelosire la moglie, più che altro. Carino. Infatti a quell'epoca andava per la maggiore un'attrice che aveva fatto anche film di germi, di cose, che si chiamava Cosetta Greco. L'hai sentita? Come no? E questa Cosetta Greco lui la corteggiava in maniera anche come andava di moda allora, un po' spinto, diciamo, capito? E così. Poi non aveva grandi orientamenti professionali, capito? Piero, così. Roberto Girometti, che io ho conosciuto quando fece a me l'operatore o l'assistente operatore, non mi ricordo. L'assistente operatore forse? Sì. Ecco, l'assistente operatore. Nel Desperado proprio. Ecco. E da allora io che ho avuto sempre, questo me lo confesso, una specie di predilezione per le persone un po' di seconda fila, chiamiamola così, capito? Che è una caratteristica non nemmeno tanto bella, perché insomma uno, vabbè, comunque sia, io me ne sono fatto amico. E poi però un pochino mi deluse lui quando io volevo, come al solito, lui per un film, perché ci avevo già fatto un film, mi pare, sì, Nipote Miei Diretti, forse sì. E invece quella volta accampò la cosa, la scusa che c'aveva un fratello che era disperato di vestire, che era andato a finire in India e lui doveva andare in India a riprenderlo, non so cosa di questo genere. Vabbè, e insomma il fatto sta che mi toccò a prendere un altro coso, che devo dire per fortuna era bravo, questo qui, Gerardi, Roberto Gerardi, che era uno che aveva già anche un nome, un po', aveva anche un nome, e lui si comportò bene, devo dire. Qual è il tuo film preferito da regista, tra quelli che hai realizzato? Forse Nipote Miei Diretti, anche per, ti dirò, un pochino influenzato anche dall'opinione pubblica, diciamo, che mi ricoprì di elogi, di apprezzamenti, no? Da parte di notai, di medici, di cose, di professionisti, capito? Che avevano visto sto film, alcuni per caso, alcuni ce ne erano andati per l'indicazione, no? E erano rimasti colpiti, insomma, questo film. E anche c'era in mezzo anche un coso, in mezzo a questi c'era anche un agente di attori che si chiamava, mi ricordo, Pietra Valle, e che passava per il principe degli agenti degli attori, e questo mi proprio lo prendeva esempio di questo film. Vabbè.
Qual è la cosa che ti piacerebbe fosse colta, capita, la sensazione che dovrebbe provare il pubblico in sala che vedranno i tuoi film durante la retrospettiva a te dedicata? Anche durante questa retrospettiva. Dopo aver visto questi film, qual è la cosa che ti piacerebbe fosse colta? Ecco, mi piacerebbe che il pubblico capisse, ma invece non capisce, non ha capito per niente. Le cose che sono dentro al film, al limite, cioè non glielo dico. Chi è Franco Rossetti? È uno che ha cercato che è uno che ha cercato di essere degno di suo padre, in primis, capito? Prima cosa. E che ci è riuscito poco, ci è riuscito ogni tanto, ci è qualche cosa, non ci è riuscito molto. E quindi personaggio non è che muore tanto soddisfatto. Così, o lì poteva andare peggio, però insomma, capito?